Ben ritornati in studio, vi ricordo che qui con me c'è Daniele Somenzi, un ragazzo che ha davvero girato tutto il mondo e insieme a lui questa volta faremo la Transiberiana, ovvero il tour di tutta la Russia fatto con il treno. E insieme a te questa volta c'è il tuo compagno di viaggio, uno di quelli preferiti, lui è... Giuseppe Cirelli, mitico, l'uomo delle angurie lo chiamano perché lui fa l'agricoltore e fa le angurie più buone di tutta la Lombardia, tra l'altro, in quel di Cappella. E un giorno gli ho telefonato a Giuseppe, gli ho detto: Giuseppe, ci sarebbe da andare a fare la Transiberiana, vieni con me? Sai cosa mi ha risposto? Mi ha detto: quanto ti devo di caparra? Non ha neanche detto sì. Sì, quando, come, dove? Ecco, era un sogno che lui aveva nel cassetto. Ti immagini, vado lì, gli dico una cosa del genere e lui poi d'inverno, essendo agricoltore, ti immagini, ha 3 mesi liberi a disposizione, ha detto subito, ha preso la palla al balzo, ecco. E come avete fatto a prenotare? Cioè, allora, ti è venuta l'idea, hai sentito il tuo amico, avete deciso di partire e com'è stata la prenotazione? Cioè, è molto semplice, lo dico anche qui in televisione così almeno chiunque lo può fare. C'è un sito su internet www.transiberiana.com o .it, non ricordo, e da lì ti danno le varie opzioni quale vuoi fare. Vuoi fare il tour Mosca-Vladivostok diretto oppure vuoi fare il tour che ferma 3 notti a Ekaterinburg, 3 notti a Irkutsk, 3 notti in un'altra città e così non è più 7 giorni ma è 15 giorni. Oppure vuoi fare quella che parte da Mosca e va fino a Ulan-Ude, dove cambi treno vicino a Irkutsk, che poi prendi la Trans-Mongolia e poi dopo vai fino a Pechino. Insomma, ci sono varie opzioni da prendere e tu scegli quale e poi inoltre devi cliccare anche: vuoi dormire il primo giorno a Mosca in famiglia oppure in un albergo a 3 stelle? E a seconda delle due il prezzo differisce un pochino. Noi abbiamo scelto la famiglia perché vogliamo vedere un pochino come vivono questi russi. Io non c'ero mai stato, a parte a Barentsburg, ma lì non era Russia vera. E noi abbiamo scelto proprio la vera Transiberiana, quella di star 7 giorni sul treno e goderci tutta la Transiberiana. Infatti ci siamo portati le carte, lui è un gran giocatore di carte e mi ha sbranato naturalmente perché è bravissimo. Allora, praticamente voi siete partiti da? Siamo partiti con l'aeroplano, con l'Air France via Parigi, Pisa a Parigi, Parigi-Mosca. Lì ci è venuto a prendere il corrispondente con il cartello proprio Cirelli e Somenzi, ci ha portato a questa famiglia che era una signora che è una ex professoressa d'inglese, dunque abbiamo parlato benissimo, non è che sapeva il russo e basta, dunque non puoi avere conversazione. Si chiama Olga, in un appartamento in uno di quei palazzi alveari russi, e ci ha dato anche la colazione la mattina dopo. E visto che avevamo tutto il giorno a disposizione prima di prendere il treno Transiberiana nella stazione di Jaroslavsky, abbiamo approfittato per, con la metropolitana, siamo andati a vedere la Piazza Rossa. Ecco, però io so che arrivati in aeroporto avete avuto un piccolo contrattempo di 3 ore per il passaporto di Cirelli. Sì, ovvero, era successo che aveva fatto il visto, ora non sto a spiegare nei dettagli, comunque il visto era stato messo in una maniera errata e allora volevano ricacciarlo in Italia. Certo, si è preso anche paura. Certo che quei momenti sono davvero di panico perché non si Panico totale, anche perché di là dalla dogana c'era il tipo che ci aspettava e noi temevamo che lui a un certo punto se ne andasse. Dove andiamo noi? Che ne sappiamo dov'è questa signora Olga? Non lo sapevamo. E insomma, ha dovuto rifare ex novo un visto. E questo grazie all'errore di un dirigente di Cremona che ha fatto un colossale errore nell'ufficio passaporti. Perfetto, allora vediamo se la regia è pronta con la prima clip che poi ovviamente commentiamo insieme. We'll be right back.
Allora, mentre vedevamo le immagini, facevo qualche domanda a Daniele per farmi spiegare un pochettino. Allora, siete andati a Mosca, abbiamo visto che avete visitato la piazza principale, poi finalmente siete arrivati alla stazione dove avete preso questo treno che per una settimana vi ha portato per tutti i fusi orari della Russia. Esatto, lì quando siamo arrivati questo signore, allora devo dire che quando ci hanno portato all'appartamento della signora Olga ci hanno ritirato i passaporti perché vanno vidiminati dal centro di polizia più vicino, che mettono un timbro come dire sì è vero sei qui in Russia, e questa qui è una cosa che chi va in Russia deve farlo per forza, oltre che avere il visto naturalmente. E dopodiché ci ha portato appunto in questa stazione dei treni, siamo passati davanti anche a un McDonald's, che era scritto McDonald's in russo, infatti solo la grande M l'abbiamo riconosciuta. E il treno ha la prima classe e la seconda classe, sono scompartimenti uguali ai nostri, le carrozze, bene o male, non i treni, quelli di adesso, diciamo che c'hanno tutti i sedili, ma ti ricordi gli scompartimenti? Ecco, noi eravamo in due, nello scompartimento abbiamo scelto la prima classe perché nella seconda si è in quattro, e allora onde evitare il rischio di trovare due persone sconosciute che magari per 7 giorni ti fumano dentro oppure ti scocciavano così, abbiamo preferito pagare un pelino di più e stare da soli. E, i sedili erano sedili normali durante il giorno e i nostri due letti durante la notte. E questo treno, infatti, come dicevi tu, passa attraverso tutti i fusi orari. Cioè, ma la vostra camera, cioè nel senso quanto era grossa? Il vostro appartamento era grosso quanti metri? Ecco, questo tappeto, se si può inquadrare, era il nostro scompartimento, diciamo 1, 2, 3 metri per 2. Ah, quindi insomma le gambe come facevate? Ma no, stavamo in piedi, poi potevamo andare per i corridoi, nell'altro, e poi bisogna dire che quando si ferma il treno per più di 20 minuti, no, 20 minuti al massimo nelle stazioni principali, noi scendevamo ogni volta, andavamo fino in piazza, andavamo fuori dalla stazione, quando mettevo il cronometro, quando eravamo verso il decimo, l'undicesimo minuto, gli dicevo, oh Giuseppe, turno Mindre, perché se no il treno parte e che quello lì se parte siamo spacciati dopo. Ecco, e un'altra cosa, visto che questo qua è anche il nostro albergo per 7 giorni, ogni vagone è dotato di 2 turni di steward di bordo, in quel caso lì avevamo una ragazza Irina e un ragazzo che facevano 12 ore di turno per mantenere il vagone pulito, la toilette dotata di doccia tra l'altro, tutto pulitissima era, ho fatto la prima volta che facevo la doccia in un treno io, e poi anche fa la bigliettaia quando saliva su qualcuno, così, ecco. Infatti abbiamo visto anche che faceva appunto le pulizie con l'aspirapolvere, e nel senso, il compagno ideale qual è? Allora, questa qui è una bella domanda che mi fai, perché è importantissimo fare la transiberiana con la persona giusta. Se tu stai 7 giorni con uno che poi dopo ti diventa antipatico, ti rovina il viaggio. Perfetto. Allora, chiedo alla regia se è pronta con la seconda clip, che poi ovviamente commentiamo insieme, perché ci sono ancora alcune cose che ti devo domandare, anche perché prendo sempre spunto dai tuoi racconti che tu diligentemente pubblichi ogni volta che torni dalle tue vacanze su internet. Sì, infatti nel mio sito www.iviaggididaniele.com metto il racconto del mio sito, oppure su viaggiscoop.it, cliccando sul primo in classifica che sono io, ci sono non solo i racconti, ma anche le fotografie di questi viaggi. Allora, vediamo il video. We'll be right back.
vi siete addentrati nella Russia più profonda, infatti queste immagini mi dicevi che si riferiscono alla Siberia, quindi il vostro viaggio è proseguito. Ci sono tante piccole particolarità. Allora, abbiamo visto l'hostess, lo steward, e mi dicevi che una delle piccole problematiche che voi avete trovato all'interno di questo viaggio è stato il fatto che nessuno o quasi nessuno parlava inglese. Esatto. Quindi per voi è stato un pochino difficile capire i loro usi e costumi e comunicare con qualcuno perché, infatti, la lingua... In Russia purtroppo in pochissimi parlano l'inglese, però abbiamo avuto la fortuna che agli ultimi 3 giorni al compartimento accanto è venuto un signore che sapeva l'inglese, un comandante di navi cargo, lui sapeva benissimo l'inglese, era felice di parlare con noi, allora l'abbiamo spremuto bene come una spugna, gli abbiamo chiesto tutto di tutto. E così almeno ci siamo soddisfatti la nostra curiosità. Devo dire che la Transiberiana ha alcune particolarità, è che tutta la tratta di 9.800 chilometri che va attraverso i fusi orari è elettrificata e i treni non vanno a sinistra come da noi in Europa, ma vanno sulla destra, cioè ci sono i due binari, vanno sulla destra. Ogni 8 minuti arrivava un treno nel senso contrario e quasi sempre erano dei cargo, carbone oppure altre cose. Ogni tanto vedevamo anche l'altra Transiberiana, il treno che andava nel senso inverso. Un'altra particolarità di questa linea è che non c'è una singola galleria in tutta la tratta, soprattutto nei Monti Urali, che lì, caspita, schivavamo tutte le montagne, evidentemente quando lo hanno costruita questa linea non avevano ancora le tecnologie per fare i buchi, insomma, nelle montagne così. E per finire devo dire anche che sopra a ogni fiume, quando li attraversavamo, la rotaia non aveva un singolo ponte ma due ponti separati, e questo per ovviare all'inconveniente possibile del crollo di uno dei ponti, la Transiberiana sarebbe bloccata e la Russia senza la Transiberiana è come zoppa. Ci sarebbero solo l'aeroplano, soprattutto durante l'inverno, che anche le strade perché, non vanno. Non soltanto ci sono i turisti, ma viene proprio utilizzata dai cittadini. Sì, in effetti è un treno normale quello lì, non è la Transiberiana fatta per i turisti, è un treno che c'è sempre stato. Siamo noi turisti che ne approfittiamo e prendiamo un posto. Infatti la persona che avete incontrato che parlava inglese, immagino che non fosse lì per turismo, ma no. Si stesse spostando da... Esatto, lui da Irkutsk andava a lavorare a Vladivostok, dove aveva un imbarco di una nave e... Era novembre in quel periodo lì e c'era un freddo cane. Una cosa che devo dire è che quando scendevamo a terra c'erano queste signore con queste carrozzine con le ruote larghe, hai presente quelle dei bambini di tanti anni fa, che le usavano non con il bambino dentro ma portavano dei cibi, le patate calde, c'era il malgotti, il grano turco caldo, e lo vendevano a noi della Transiberiana. Infatti quando le prime volte volevamo mangiare, i primi 2 giorni siamo andati alla carrozza ristorante che è bellissima, nuova di zecca per noi turisti, e abbiamo detto io Cirelli, ma caspita costa pochissimo qua, e invece abbiamo scoperto poi che mangiando giù a terra, comprando un salame, comprando qualsiasi cosa nei sacchettini, spendevamo niente quasi. Anche perché raccontavi appunto sul tuo sito che una volta vi è capitato di andare a mangiare in carrozza e di trovare delle persone che avevano alzato un pochino il gomito, visto che i russi vanno... di vodka. Esatto, vanno di vodka, vi siete un pochettino allarmati, quindi avete anche preferito cenare e pranzare all'interno della vostra carovana proprio per esatto, evitare infatti, questo inconveniente. Quella sera là c'erano questi qua che praticamente erano dei soldati che tornavano a fare il militare e avevano bevuto un pochino e allora sono venuti a sedersi lì nel nostro tavolo, anche se io gentilmente in inglese gli dicevo ascolta vorremmo stare da soli così cosa, allora abbiamo detto d'ora in poi mangiamo in gabina e ci facciamo portare il cibo là perché te lo portano anche. Una cosa devo dire, loro facevano il militare a Vladivostok, quando ero militare io nei paracadutisti davano il famoso 48 ore, tu se abitavi vicino casa facevi in tempo ad andare a casa, mentre lì il loro 48 danno il 48 più 7 giorni, perché loro vanno a casa da Vladivostok a Mosca col treno, non con l'aereo.
perché il governo non gli paga l'aereo, gli paga la Transiberiana. Allora loro fanno 7 giorni andare a casa, stanno 48 ore a casa e poi 7 giorni per tornare indietro, che sfortuna. Insomma, quindi loro... Le poverine dovevano tenersi allegri con la vodka, l'unica cosa era quella lì. E a proposito del cibo, che cosa mangiavate? Ma il cibo nel ristorantino lì era buono, c'era la verdura normale. Non è che siano cibi cinesi, che sono tutta un'altra cultura e sono immangiabili a volte. A colazione in Cina ti danno la minestra in brodo, tanto per dire. E mentre lì potevamo scegliere qualsiasi cosa, come dicevo prima, le patate cotte, oppure il pollo arrosto. E mangiavamo bene, non c'è stato nessun problema. L'unica volta è che abbiamo preso 2 salami e ce li siamo fatti fuori tutti, dopo ci è venuto il mal di pancia. Immagino. E l'ultima cosa che devo chiedere prima di lanciare la prossima clip, ho visto dalle immagini che comunque si vede molta povertà, perché le case non erano proprio... Nuove. E soprattutto anche molto inquinamento. Abbiamo visto queste ciminiere che mandavano fuori tantissimo fumo. Sì, qui siamo già dalle parti di Ekaterinburg, ci sono queste fabbriche che, come una volta da noi, come a Londra, sai il famoso fumo nero di Londra, perché c'erano queste ciminiere e non hanno le tecnologie ancora, cioè ce l'avranno anche, però loro per il momento stanno ancora inquinando, ma pian pianino ci arriviamo, e facevano questi grandi fumi e li ho inquadrati proprio per far vedere e speriamo che insomma in un futuro prossimo mettano anche loro i filtri e non inquinino più così tanto, ecco. Va bene, continuiamo con l'ultima clip che poi ovviamente commentiamo. Non so, è possibile che una zona c'è così mia d'animale. Tra poco, tra 5 ore, saremo qua. Entriamo nella nuova cartina. Poi arriveremo a Irkutsk. Abbiamo trovato quel signore lì che parla bene l'inglese e fa il capitano delle navi. Adesso lo spremiamo noi. Lo utilizziamo. Visto che lui viene fino a Vladivostok. È una bella guida. Da Mosca hanno piantato ogni chilometro, i chilometri che ci sono. Un cartello con i chilometri. Esatto. E invece se guardi da quell'altro lato, quanti ce ne sono da Vladivostok? Siamo in Russia, me e Giuseppe. Sul treno Transiberiana. Novembre del 2003. E qui c'è il lago Baikal. Ma siamo arrivati alla fine del viaggio, dopo sarete naturalmente tornati in aereo, presumo. Siamo tornati con la Korean Air e una particolarità di questo viaggio è che Giuseppe e io, quando siamo arrivati a Vladivostok, avremmo voluto fare altri 2 giorni. Incredibile. Ah. Cioè, quindi non è che dice, piaciuto. Ma come fai a... Quando vengo da Cinquale, dove abito, fino a Cremona in treno non mi passa più, sono solo 2 o 3 ore. Quando in quel viaggio lì invece ci sono state tante di quelle cose, la mitica Russia, era la prima volta che ci andavo, la Siberia, e poi tutta la storia che ha avuto alle sue spalle, finalmente dopo tanto tempo c'eravamo, e il cinema che noi vedevamo attraverso il finestrino era tutte le volte nuovo, poi il treno...
A volte si sentiva, ti faceva anche dormire bene perché tu sai, come se fosse come una ninna nanna. A volte però abbiamo trovato anche che il tu non c'era. Evidentemente hanno trovato un sistema per collegare le rotaie tutto di filato. Abbiamo visto anche degli animali, delle volpi, e il signore che ci traduceva in inglese ha detto che ci sono tante tigri verso Khabarovsk al nord, ancora tigri quelle siberiane. Io mi ero portato anche una borsa, sapendo che lì sono poveri, come dicevi tu, e infatti è vero, soprattutto nella Siberia interna, vicino ai Monti Urali, piena di giocattolini che mia sorella mi ha dato, insomma, tutti i giocattolini che buttavano via, no, i miei parenti. E quando scendevo a terra, che vedevo queste nonnette che vendevano il cibo così, gli ho regalato tutti questi giocattolini. Gli ho chiesto prima: avete qualche nipotina? Così tutti avevano detto di sì. E il ragazzo lì gli parlava in russo e gli ha detto: guarda, questo qui ve le regala, perché tanto lui non gli servono più, e divertitevi con i vostri nipoti. Sei anche buono di cuore allora. Sì, ma perché sapevo, ma in Africa lo faccio spesso. E allora tutte loro gli hanno chiesto a lui: ma di dov'è questo ragazzo? È italiano. Questa qui è una cosa che mi ha colpito, ecco. Allora, se dovessimo dare un voto a questo viaggio? Ah, caspita, 9. Ah, fatela la Transiberiana, o in quel senso o in questo senso. Bisognerebbe farla anche d'estate, perché ha un altro fascino, non vedi la neve ma vedi tutto in fiori, magari anche fermarsi a Irkutsk un giorno o due e visitare, ecco. Va bene, chiedo come ultima cosa alla regia se è pronta con una fotografia, perché tu sei stato amante dei viaggi fin da piccolo e vogliamo commentare questa foto? E questa qua sono io a cappella, quando ero piccolissimo, appena nato, ma vedi, già avevo i viaggi nella mente. Eri già pronto per partire. Un mezzo di trasporto. Bellissima. Allora, ricordo che tutti coloro che vogliono vedere i tuoi filmati li possono trovare su internet, puoi ricordarci su YouTube, puoi ricordarci magari il tuo sito. Allora, il mio sito è www.viaggididaniele.com, e se volete vedere anche questi filmati andate su YouTube e scrivete Somenzi Daniele e poi dopo cliccate su quello che volete. Perfetto, ti ringrazio, ricordo ai nostri telespettatori che In Viaggio con Te ritorna di nuovo la prossima settimana. Saremo sempre con Daniele, perché ha davvero girato il mondo e ci porterà in altri tantissimi bei posti che visiteremo appunto insieme. Grazie ancora, buon proseguimento di serata, e ringrazio anche te Daniele perché sei sempre gentilissimo. Prego. My heart goes sha-la-la.